Ben ritrovati su Tourism Peschiera. Oggi vi mostro velocemente, da questa prospettiva, alcuni riferimenti storici davvero interessanti. Siamo sul bastione Querini, già lo conoscete, ve l'abbiamo mostrato tantissime volte, più che altro per quella terrazza che ha davanti a noi a nord sul lago di Garda. Beh, basta girare la testa e guardare verso sud, cioè alle mie spalle, che si apre un altro tipo di panorama, un panorama storico secondo me, io lo chiamo così. Alla mia destra, infatti, proprio qua di angolo, sorgeva la chiesa di San Giovanni Nepomuceno, ecco il motivo per cui questo ponte si chiama Ponte San Giovanni, per esempio, una piccola curiosità, ma caspita, vale la pena raccontarla. E appena oltre il ponte, quindi dopo quella che era la chiesa di San Giovanni Nepomuceno, beh, c'è ancora, e la state vedendo in questo momento, una lapide di inizio 500. Che cosa dice quella lapide? Dice che in questo punto finisce il lago di Garda e inizia il fiume Mincio. Quindi uno snodo importantissimo quando le acque e il lago e il fiume rappresentavano le autostrade di una volta. Ma non è tutto qua. Se giro la mia mano a sinistra e indico quel punto lì, cioè l'ingresso, diciamo, del centro storico, vedete che ci sono dei quadrati concentrici bianchi che stanno a indicare che cosa? I resti della torre medievale che, insieme alle altre, avvolgeva il centro storico della città quando la città era un castello fortificato medievale. Quindi capite che è veramente una sovrapposizione di epoche storiche, di curiosità e di notizie anche importanti, che non stanca mai e che non finisce mai di dare spunti di racconto. Il prossimo video sarà qualcosa di particolare, perché vi porteremo laddove una volta scorreva un fiume e oggi invece scorre una strada che avrete calpestato, camminato e percorso chissà quante volte, ma magari senza sapere che là sotto scorreva un fiume. Quindi con questa notizia e con l'appuntamento anche per il prossimo mercoledì ancora, vi saluto e viva Peschiera del Garda e il Lago di Garda!